Benvenuti a Dolomiti nel mondo. Oggi vi propongo una ricetta molto semplice, la ricetta del burro fatto in casa. È una ricetta che potete utilizzare anche con i vostri bambini per farli giocare, ma soprattutto per far imparare loro qualcosa di interessante sul cibo, su come nasce il burro. Il burro ha un solo ingrediente, la panna. Vi consiglio di prendere una panna fresca pastorizzata, quindi una panna da montare, possibilmente bella fresca, quindi appena tirata fuori dal frigorifero a 4 gradi di temperatura, perché a questa temperatura il burro riuscirà più facilmente. Il principio è molto semplice: panna fresca e un semplice barattolo, un barattolo di vetro. Il burro si ottiene dalla panna per sbattimento, per scuotimento. Andremo a mettere la nostra panna nel barattolo e poi olè a scuotere finché il burro si formerà. Ecco, io gioco spesso con i bambini, quindi è un bel gioco perché possiamo dare a ogni bambino un suo barattolo e fare la gara a chi arriva prima a produrre il burro, perché più mettiamo energia nello sbattimento, prima arriviamo al risultato. Bene, siamo pronti, apriamo il nostro barattolo. È importante avere un barattolo possibilmente grande che andrà riempito a metà con la panna e per metà dovrà invece rimanere vuoto, proprio per lasciare alla panna lo spazio per sbattere. Semplicemente andate a riempire per metà il barattolo con la panna fresca pastorizzata. Io ho preso un barattolo di vetro, se avete bambini piccoli e volete evitare possibili danni o possibili problemi, prendete un barattolo di plastica. La panna è nel barattolo, olè, si comincia a sbattere. Vi consiglio, se riuscite, di non scaldare la panna con le mani, perché scaldandolo appunto il burro diventerà più morbido. A noi interessa avere un burro bello consistente, quindi toccate il meno possibile il barattolo e olè. Cominciamo a scuotere. Ci vuole pazienza, ci vuole energia. Più scuotete e prima arriverete al burro. Andiamo a prendere un colino, vi faccio vedere in questa ciotola trasparente. Guardate, questo è il latticello e andiamo a catturare per bene il nostro burro. Olè, guardate qui, bello giallo da panna fresca, lo depositate in una ciotola più grande, ecco qui, e per renderlo più consistente lo andiamo a irrorare con un po' di acqua fredda. Mollerà ancora un po' di latticello, lo lasciamo riposare in acqua fredda finché sarà bello rappreso e poi andiamo a impastarlo. Guardate che meraviglia, in men che non si dica siamo riusciti a fare un bellissimo burro. Lo potete lavare anche un paio di volte finché l'acqua che ne fuoriesce sarà limpida. Lo potete, se è troppo morbido, anche mettere una mezz'ora in frigorifero in maniera che si rapprenda e sia più lavorabile. Dipende poi dalla temperatura, diciamo, di partenza. Adesso vi farò una proposta. Questo burro, che potremmo anche utilizzare così, ad esempio su un bel crostino di pane con una confettura o con un miele, quindi per una merenda perfetta per i nostri bambini, possiamo però anche decidere di lavorarlo. Io aggiungerò, visto che siamo in primavera, un po' di prezzemolo che è appena appena cresciuto nel mio orto e faremo un burro salato perfetto per mantecare dei risotti oppure per condire una bella bistecca, una bella fiorentina, come solo Sandro sa fare. Detto fatto, abbiamo preso la panna fresca, l'abbiamo sbattuta per bene, ne è nato un burro molto genuino, bello giallo. Questo burro lo potete usare già da subito, quindi se fate questo gioco con i bambini potete subito preparare una perfetta merenda genuina. Io ho preparato qui un pezzo di pane, quindi lo potete spalmare, guardate che meraviglia, sul vostro crostino. Unico ingrediente, la panna fresca. E perché no andare a condirlo? Io ho qui una bella cucchiaiata
confettura di mirtillo rosso, andare a condirlo e farvi un bel crostino, una bella fetta di pane, burro e marmellata. È primavera, ho trovato nel mio orto qualche residuo di prezzemolo dell'anno scorso, prezzemolo molto profumato. Faremo una preparazione semplicissima, quindi burro fresco, prezzemolo, un pizzico di sale, potete anche decidere di aromatizzarlo ad esempio con del rosmarino o con qualche altra erba aromatica, con del timo, perché no? E andiamo a vedere quindi come preparare questa amalgama. Il burro l'ho lasciato un po' in frigorifero perché si rapprendesse un poco, e infatti più lo lasciate in frigo più si indurisce e più poi è facile da lavorare. Il nostro burro è pronto, lo abbiamo nella ciotola, bello colorato. La tradizione vuole che il burro venga formato negli stampi di legno. Vi ho portato qui due stampi con la mucca intarsiata all'interno. Ovviamente, però, per usare lo stampo bisogna fare tanto burro. Vi do un consiglio per dare forma a questo piccolo quantitativo di burro che abbiamo fatto con 250 ml di panna, quindi veramente con poca panna. Prendete una pellicola trasparente come questa, ci mettete dentro il vostro burro, così, e gli date la forma. Qualche minuto in frigorifero, o meglio in freezer se avete fretta di rendere questo burro più consistente. Il nostro salcicciotto è pronto, lo andiamo sostanzialmente a scartare e in questa maniera possiamo poi anche utilizzarlo nelle nostre preparazioni, eventualmente anche affettarlo. Eccolo qui, il nostro burro. Potete tagliarne delle fettine. Ed è perfetto per essere utilizzato in cucina. Olè!